Messo tanti soldi per un programma di cui non erano definiti obiettivi e di cui non si sono nemmeno misurati e non sono misurabili gli effetti concreti. Bah, Magnani, a me sembra francamente che si dicano anche tante sciocchezze, lo voglio dire con estrema decisione. La prima, ma che cos'è questa spocchia nel dire che non si sa bene quanto costa, quanto no? Io so per certo che almeno 150 euro, il massimo, torna alle famiglie dopo 6 mesi. E insomma è una settimana di spesa alimentare per le famiglie normali, quelli a reddito medio-basso e via dicendo. Ma cos'è questa spocchia di dire, insomma, si spende tantissimo, mentre invece il rientro o l'obiettivo è veramente minimo? Questa è la prima cosa. La seconda questione, francamente, ma sentire la sciocchezza che il cashback va a favore dei più ricchi vuol dire che mancano un po' le basi della matematica, perché ci sono dei parametri fissati per cui non si può superare la spesa ed avere un rientro pari a quella spesa. No, ci sono dei parametri. 150 euro in 6 mesi. E allora gliela dico io una cosa, che abbiamo fatto una ricerca su questo. Ai ricchi e ai benestanti del cashback non gliene è fregato nulla. E sarà anche vero, Trefiletti. Dopodiché i 150 euro entrano nel conto corrente tanto di colui che ha speso 1500 euro in 6 mesi, magari facendo fatica, chi ne ha spesi 15.000 in beni voluti.